A Giugano, lo scorso 21 giugno, il sindaco Giuseppe Orlotti ha emesso un'ordinanza nella quale, considerando la scarsità di pioggia e il rischio siccità, viene chiesto ai cittadini di limitare il consumo di acqua potabile al solo uso domestico. Tuttavia, sono stati riscontrati dei guasti alla rete idropotabile comunale, con perdite d'acqua alla condotta idrica che fuoriesce sulla sede stradale in via San Giuseppe e a quella che fuoriesce in prossimità della località Neruda. Per la capogruppo di opposizione Sabrina Palumbo è alquanto paradossale chiedere alla popolazione di non sprecare acqua e poi perderne tanta per colpa di questi guasti. Ascoltiamola ai nostri microfoni. Sono ormai diversi giorni che questo gruppo di opposizione sta segnalando con forza e continuità delle perdite che stanno interessando la rete idropotabile del comune di Giugano. Numerose perdite, infatti, sono presenti sulla rete idrica, il che determina un considerevole spreco di risorse, in un periodo peraltro particolare, perché con l'arrivo appunto dell'estate, e con la siccità che chiaramente interessa naturalmente questo periodo, è importante non sprecare l'acqua. Se quindi da un lato il comune predica bene perché solo poco tempo fa è stata emessa un'ordinanza con cui si impone ai cittadini di non sprecare inutilmente acqua, applicando ai cittadini stessi delle sanzioni, dall'altro lato è il comune stesso ad effettuare degli sprechi nella misura in cui appunto non provvede al ripristino della rete idrica con queste perdite continue e costanti disseminate appunto sulla rete comunale. Naturalmente, non ci si spiega il perché, nonostante le numerose segnalazioni, il comune continua a rimanere inadempiente e a non provvedere. Probabilmente perché il servizio di manutenzione è scaduto al 31-12-2023, non è stato più rinnovato a causa della pesante esposizione debitoria del comune di Giugano e quindi preferiscono lasciare i cittadini senza risposte, preferiscono lasciare i cittadini senza la manutenzione della rete idrica con l'appropinquarsi della stagione estiva, però nel frattempo continuano a farci la morale con ordinanze che sono i primi a non rispettare.